Bentornati in diretta qui alla nostra diretta straordinaria e in queste nostre trasmissioni ci occupiamo di tutti gli aspetti della cronaca, anche naturalmente della ripresa dello sport. E siamo in collegamento con il nostro Marco Stabile per parlare proprio della Triestina. Ieri vi abbiamo dato la notizia, le ultime notizie, insomma, sulla Serie C che dovrebbe seguire un po' quelle che sono la A e la B. A te la linea, Marco, sei in compagnia di chi? Sì, Laura, in collegamento dalla sede della Triestina Calcio con l'amministratore unico Mauro Milanese, dopo le notizie di ieri che hanno sancito la ripartenza del mondo del calcio. Sulla Serie C non c'è ancora assoluta chiarezza, ma con Mauro Milanese ricostruiamo innanzitutto quelli che sono, diciamo così, i dati certi, potremmo dire. Sì, dal Consiglio federale che si è riunito con Gravina, poi è emersa la volontà di far continuare i campionati professionisti, invece c'è sicuro lo stop ai dilettanti. La cosa certa è che finirà comunque i campionati al massimo con data 20 agosto e che la ripartenza del nuovo campionato, non intesa come inizio campionato, ma inizio stagione sportiva, sarà il 1° settembre. Chiaramente tutto dipenderà dal 28 di questo mese, quando Gravina incontrerà Spadafora con Conte per capire che il calcio come può continuare e con che protocolli. Chiaramente magari potrà essere che la C non potrà seguire i protocolli dell'A. Quindi sono già state stilate delle graduatorie che, qualora il campionato non possa finire, si faranno i playoff e i playout, e se non si possono fare i playoff e i playout ci sarà la classifica di merito con dei coefficienti. Ecco, per la Triestina la speranza è quella sostanzialmente di giocare i playoff e di provarci fino alla fine, se sarà possibile. Sì, sempre in una condizione, insomma, di salute assoluta per non rischiare niente. Il mio augurio è di giocare solo i playoff, onestamente, perché vedo un pochettino infettante la soluzione di portare 60 città in altre 60 città per 11, 12, 13 giornate, che sono quelle che mancano al nostro girone. Magari il girone C ha solo 8 giornate al termine, noi ne abbiamo tante squadre da giocare ancora 13 partite, che anche giocando sempre ogni settimana in continuazione, domenica, mercoledì, domenica, chiaramente sarebbero 7 settimane. Vedendo l'anno scorso il playoff dura circa 1 mese e mezzo, insomma, è Spadafora che dice che prima del 14 giugno non ci può essere nessuna competizione. Vedo che i tempi, tra l'altro, anche come tempistica, siamo veramente stretti. Ecco, dal punto di vista delle regole, no? Abbiamo visto ripartire per esempio la Bundesliga in Germania, dove abbiamo visto i giocatori in una situazione paradossale, 1,5 metri di distanza in panchina, poi in campo abbracciati durante il calcio d'angolo. C'è un tema però in Germania, no? Quello che tutti si chiedono, se c'è un positivo, cosa succede in Germania? Viene isolato il positivo e non tutta la squadra. La linea, credo, di quello aver capito, è far passare anche questo per quanto riguarda i professionisti in Italia. Sì, il 28 penso che soprattutto la battaglia poi di Gravina sarà quella di copiare la Germania, affinché anche se una squadra avesse tre, diciamo, contagiati, questi tre starebbero a casa e la squadra finirebbe campionato senza questi tre giocatori, cosa che ancora invece non c'è, perché la squadra va in quarantena la squadra avversaria, vanno gli arbitri, guardaline, i dirigenti a bordo campo, quindi chiudono la sede della squadra ospitante, quella invece di casa, e quindi il campionato così non finirebbe mai. Chiaramente quella di giocare porterebbe la classifica dettata al campo e non ricorsi, cause e vertenze, ma sicuramente ci sarebbe pericolo contagio. Qui per me l'augurio che la C si finisca giocando i playoff in posti sicuri, organizzati, sanificati dalla Lega, in centri sportivi attrezzati, con le spese chiaramente pagate dalle società che volessero parteciparvi a questo playoff finale, che garantirà il quarto posto per andare su. Poi, secondo me, la battaglia vera sarà quella delle riforme, al di là che uno vince i playoff o li perde, perché già c'era crisi prima con questo coronavirus, come in tutti gli altri campi, le possibilità che i presidenti si stufano, non si iscrivano con i negozi, i capannoni, industrie chiuse e lavoratori in cassa integrazione è davvero grande. Quindi è un'occasione per fare una riforma sostanziale e dare qualità al calcio. Ecco,
Serie C d'Elite o Serie B a 40 squadre? Sono due ipotesi che sono state affrontate e discusse in questo periodo. Tu per cosa propendi? Io egoisticamente per la B a 40 squadre, perché penso abbiamo tutti i coefficienti che sono i bilanci a posto, che sono i criteri infrastrutturali, quindi abbiamo lo stadio Monterboso a posto, abbiamo sicuramente una media spettatori che poi tra media abbonati e paganti è molto alta, perché siamo arrivati a 5.400 di media. Quindi sicuramente saremo tra le 20 squadre che andranno in B, quindi al di là che si giochi o non si giochi, al di là che si vinca o si perda il playoff. Quindi per me la battaglia vera sarà quella della B a 40, ma sarà accettata anche molto, molto volentieri la C Elite, perché comunque garantirebbe quattro promozioni all'anno e non una diretta per ogni girone, e poi sai, uno su 27 bisogna farsi il segno a croce e sperare veramente in qualcosa di miracoloso. Quindi in 5 anni garantirebbe 20 squadre, 20 piazze importanti di andare su, che è ben diverso da oggi, dove 10 squadre lottano per un solo posto. Ultima battuta, prima di tornare a giocare, è ovvio, bisogna tornare ad allenarsi. Al momento solo allenamenti individuali per i ragazzi fino al 28 maggio. Sì, i ragazzi continuano ad allenarsi sotto monitorati dal nostro preparatore atletico, dal mister, con le cinture GPS, con allenamenti fatti e svolti, controllati i valori dell'intensità, dei dati del cardio, di forza, però fino a che il 28 non ci sono i protocolli che garantiscono, e finché non si può allenare da squadra veramente, e quindi parlare di calcio, fare un contrasto, avere la fisicità che è necessaria in questo sport, non ha scopo né rischiare né smuoversi, anche perché tanti giocatori sono tornati a casa. Mauro, un'ultima battuta su un anniversario gioioso. 3 anni fa la Triestina, con quella partita con la Virtus Vecom, si guadagnò la promozione. Fu, come dire, una prima gioia importante dopo quella, diciamo così, della salvezza subito dopo aver evitato da parte tua il fallimento. Sì, è stato il primo anno, abbiamo fatto una salvezza incredibile, è stata festeggiata paradossalmente allo stesso modo. Chiaro che vincere il campionato torna subito al primo colpo, poi sul campo, vincendolo, passando sia la semifinale che la finale, ha fatto quell'invasione, insomma, che a Rocco, nella storia di Rocco si sono viste poche, quindi una gioia immensa, e poi insomma ci è andati vicino. Perché in 3 anni fare veramente a rischio eccellenza Serie B nell'anno centenario è la ciliegina sulla torta. Purtroppo noi triestini siamo destinati a soffrire, non ci viene sempre o regalato tutto subito, bisogna stare sul pezzo, digerire bocconi amari, andare avanti, ma ci chiamano anche muli, quindi siamo testardi per proseguire il nostro cammino finché non lo centriamo. Quindi ci dobbiamo fare il coraggio, adesso questa coronavirus forse ha interrotto un'amalgama che aveva trovato, quindi c'è un altro bastone tra le ruote, perché finalmente secondo me la squadra era forte e si era amalgamata agli equilibri, che adesso questa interruzione bisogna tutto ricominciare da capo, sono azzerati e bisogna cercare di ritrovarli, però è il nostro destino soffrire, andiamo avanti, giochiamo le nostre carte al meglio, ci sarà a giocare, se no le giocheremo nelle aule per ottenere che il calcio del C sia sostenibile, bello e finalmente pieno di gente, perché comunque giocare senza gente, un playoff o uno scudetto, qualsiasi partita di coppa, insomma, è abbastanza avvilente. Grazie a Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina. Speriamo di avere quanto prima novità, e sicurezze, soprattutto sulla conclusione di questa, stagione, con la speranza che la Triestina possa giocarsi i playoff in tutta sicurezza. A te, Laura. Grazie, grazie Marco, grazie anche a Milanese per queste precisazioni. Noi andiamo avanti, allora abbiamo sentito Ottimo. tutte le novità riguardo la Triestina e la ripresa del calcio, che seguiremo sicuramente ancora. Andiamo a vedere le notizie di cronaca, abbiamo già parlato dell'arresto per droga. Vediamo qui invece su Trieste prima, ubriaco perde il controllo dell'auto e fa strike di Cassonetti. È successo ad Aurisina sulla strada provinciale 1. L'uomo è uscito dal mezzo barcollando, risultato positivo all'alcol test. Scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente da parte dei carabinieri di Aurisina. Questa è la notizia, appunto, riportata da Trieste prima. Ci sono anche le immagini in
le foto da parte dei carabinieri di Aurisina e dei danni che ha fatto questa uscita di strada sui cassonetti. Perde il controllo della 206 in piena notte, c'entra i cassonetti dell'immondizia, poi risulta positivo all'alcol test. È successo stanotte intorno alle 4 sulla strada provinciale 1 in località Aurisina Cave, quando un 38enne triestino ha perso il controllo della sua auto andando a collidere violentemente contro i bidoni dell'immondizia, rovesciandoli e danneggiandoli. L'uomo è rimasto illeso, anche se alla vista dei carabinieri della stazione di Duino, intervenuti sul posto a soccorrerlo e a rilevare l'incidente, subito apparso barcollante. Nessuno è stato di shock per fortuna, ma dalla prova alcol test fatta con l'etilometro dalla pattuglia del radiomobile di Aurisina è risultato positivo. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente. Ancora notizie di cronaca ci arrivano da Muggia questa volta. Secondo un comunicato giunto dalla Polizia di Stato, gli agenti del commissariato di polizia, qui lo riportiamo dall'ANSA, della Polizia di Muggia, assieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Trieste, hanno effettuato un'ispezione presso un cantiere edile in Salita Ubaldini a Muggia, riscontrando numerose irregolarità tali da rendere necessaria la sospensione di tutte le attività di cantiere. L'ispezione è scattata il 13 maggio scorso, dopo una specifica attività di indagine compiuta nelle settimane precedenti dalla squadra investigativa del locale commissariato. In tale fase gli investigatori di commissariato hanno effettuato numerosi controlli e verifiche sul territorio, anche al fine di individuare comportamenti in contrasto con le misure anti-Covid. Giunti sul posto, gli agenti, coordinati dal vicequestore Vecchietti e gli ispettori del lavoro, hanno riscontrato la presenza in cantiere di un gruppo di lavoratori tutti di origini kosovare, i quali sarebbero stati impiegati, informa un comunicato della Questura, in palese violazione delle norme imposte dalla legge 81 del 2008 sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Sono in corso ulteriori verifiche in merito alla posizione contrattuale degli operai per verificare se questi lavorassero anche in nero. Le ditte impegnate nel cantiere sono state multate per migliaia di euro. Questa è appunto la notizia di cronaca. Ancora cronaca con alcuni video che ha raccolto per noi il nostro operatore Franco Torricella. Vediamo se riusciamo a farveli vedere. L'apertura di questi video è un po' lenta, mi scuso, si tratta di un alveare, vediamo se riusciamo a farvelo vedere, no, purtroppo è un po' rallentata. Allora sentiamo subito la telefonata, poi vi faremo vedere appunto anche queste impressionanti immagini di un alveare in città. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gabriella. Buongiorno Gabriella. Complimenti, siete veramente, avete già un posto in paradiso per la pazienza, che ascoltate veramente tutti, guarda, vabbè, eccezionale, eccezionale. So. Io volevo essere un po' una voce fuori del coro. Dica, nel Gabriella. Senso che ho 60 anni, sì, e questa mattina, proprio oggi, ho, sì, fatto attività motoria, sì, e quindi sono partita da Valmaura, ho fatto San Giacomo, San Giusto, mm-hmm, Piazza Goldoni, tutta la zona, diciamo, di Sant'Antonio, su per il viale, giù per il viale, via Battisti, via Carducci, per finire a Barriera. E la gente che era senza mascherina, numero 3. Ecco. Li ho contatti. 3 senza mascherina. Bene, ci fa piacere. E quindi, sì, mi pare. E queste tre persone, tra l'altro, erano over 70. Ecco, ho visto anche molte famiglie con bambini, eccetera. Quindi. E mi dispiace se la voce fuori dal coro, ma rispetto alla signora di prima, o io sono stata molto fortunata o lei molto sfortunata, perché nella stessa però giornata lei ha riscontrato insomma che c'è abbastanza rispetto della norma, e non solo oggi, la mascherina. Bene, ecco. Beh, ci fa piacere. Quindi, insomma, saperlo. Anche, e anche fuori dai negozi, sì, nei baretti c'era molto rispetto sia per le distanze sia per tutto, quindi
ogni tanto fa anche bene sentire questo, non solo le cose negative, dai. Assolutamente d'accordo, è vero. Okay. Insomma, diamo anche le notizie positive, ha ragione. Grazie, grazie okay, Gabriella. Grazie a voi, buona giornata. Per questa Salve. Testimonianza, insomma, è vero che più di qualcuno ha capito la gravità della situazione e rispetta le norme che sono, ricordiamolo, dettate per tutelare la nostra salute. Allora, vediamo se sono riuscita nel frattempo a aprire le immagini piuttosto impressionanti di questo alveare che ci viene segnalato in via Ricci, davvero notevole come dimensioni. Poi vedremo anche il video, se ce la faremo, della rimozione di questo alveare, davvero molto molto imponente come dimensioni, lo vediamo, è anche evidentemente pericoloso, infatti la rimozione, l'intervento di rimozione è stato pressoché immediato. Si trova su uno stabile, sul muro esterno appunto di uno stabile di via Ricci, e qui vediamo appunto nelle immagini girate con il telefonino questa immagine che dà l'idea proprio della dimensione notevole dell'alveare, dell'assembramento di api, verrebbe da dire, di questi tempi. Ecco, vediamo qui, si comincia con l'intervento. Anche questa angolatura, anche questa ripresa da questa diversa prospettiva fa vedere quanto sia esteso questo alveare. In centro si sentono anche ronzare gli insetti in sottofondo. Poi vedremo che è subito intervenuto l'esperto per rimuovere, perché poi questi alveari in questa situazione del centro cittadino possono essere anche particolarmente pericolosi. Allora andiamo a chiudere, a vedere se riusciamo ad aprire. Ecco qui l'intervento di rimozione. Eccolo con una scala, con tutti gli strumenti e con le adeguate protezioni, naturalmente l'esperto riesce a rimuovere questo alveare. Vi abbiamo fatto vedere appunto queste operazioni abbastanza anche impressionanti per il rischio a cui si sottopone, naturalmente un rischio assolutamente calcolato, fa parte del lavoro, della professione proprio. Ringraziamo anche il nostro Franco Torricella per averci dato queste immagini che vi abbiamo fatto vedere di questo alveare in via Ricci, che è stato segnalato appunto in via Ricci da dei passanti, evidentemente. Allora, poi ancora interventi vostri attraverso le mail. Ci scrive Marina: non mi sembra ormai che negli autobus si possa dire che la distanza venga rispettata, almeno nella propria automobile. Se porti un tuo parente, nipoti, anche se non vivono con te sempre, comunque protetti, li conosci e sai chi frequentano. È vero, però appunto il prefetto ha chiarito, no, la questione dei parenti stretti, tipo nonni e nipoti. Dunque, Claudio ci manda invece un messaggio: adesso che tutto il mondo sa lavarsi le mani, passiamo al secondo passo, le ascelle. Vabbè, insomma, questa potrebbe applicarsi anche alla questione dell'autobus in molti casi. Volevo chiedere invece, ci scrive Corrado, ma dopo che hanno visto persone senza mascherine, a cosa serve chiamare voi in diretta? Io lo dico direttamente alle persone stesse, o se ne stiano zitte, non è che voi potete fare qualcosa. L'unica cosa appunto è la segnalazione, se qualcuno delle forze dell'ordine, deputate al controllo, ci sente, magari viene lo spunto per un controllo in una particolare strada. Comunque sì, è sempre meglio se c'è una situazione di pericolo eventuale segnalarlo, piuttosto a chi è deputato ai controlli. Ha ragione signor Corrado. Andiamo ancora avanti a leggere ancora qualche notizia, poi magari vedremo anche
l'intervento, un estratto dell'intervento del Premier Conte questa mattina alla Camera. Il Premier ha parlato di varie cose, della fase 2, della ripresa, di tutti i provvedimenti per aiutare questa ripresa, ma anche proprio del pericolo derivato dagli assembramenti, dalla movida. Ha detto non è tempo di movida e di parti, quindi per questo abbiamo anche deciso di titolare in questo modo la nostra diretta straordinaria di oggi. Dunque, le immagini mi comunicano, le ha fatte queste immagini impressionanti che avete visto dell'alveare, il meccanico di moto Roberto di Via Ricci. Grazie appunto per l'informazione, ringraziamo lui per aver fatto queste immagini e avercele mandate. Allora, i presidenti delle camere del network Nuova Alpe Adria, le camere di commercio, con una dichiarazione congiunta hanno concordato il lancio di un servizio transfrontaliero di informazione sulle disposizioni in vigore in materia di mobilità di beni, persone, disponibilità e aperture di attività economiche vigenti nei rispettivi territori per supportare il rilancio economico delle imprese dell'area della Nuova Alpe Adria e facilitarne la ripresa nella seconda fase dell'emergenza Covid. Questa è la notizia battuta dall'ANSA, è arrivata con un comunicato appunto della stessa Camera di Commercio. Allora, come Camere di Commercio del network Nuova Alpe Adria, commenta in una nota il Presidente Antonio Paoletti, abbiamo da subito cercato di scambiare le informazioni nella fase di inizio dell'emergenza Covid-19 e successivamente durante il lockdown che ha colpito in varie forme i nostri paesi e le nostre regioni. Per le nostre imprese, aggiunge, è fondamentale capire cosa sta succedendo nelle altre regioni frontaliere, considerati gli intensi scambi, gli investimenti, i viaggi di lavoro, per non adottare comportamenti sbagliati. Il network Nuova Alpe Adria coinvolge le Camere di Commercio Venezia Giulia, Pordenone Udine, Union Camere Veneto, le Camere per l'Economia di Carinzia e Stiria, la Camera per l'Economia e la Camera per l'Artigianato di Slovenia e le Camere dell'Economia delle Contee Croate di Istria e Litorania Quarnerina. Tutte le informazioni sono reperibili sulle pagine web camerale vg.camcom.gov.it e dall'azienda aries.trieste.camcom, sta per camera di commercio.it. Questi gli indirizzi dove si possono trovare tutte le informazioni, insomma c'è questo tentativo di uniformità tra i vari paesi confinanti, uniformità di comportamento per proseguire nella fase 2 di ripresa, si auspica dal punto di vista economico. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, adesso la sento bene, sì. Grazie, allora volevo dire una cosa. Prego. Io ho telefonato preoccupata per gli assembramenti e anche per persone che fumavano senza mascherina e anche erano senza mascherina in giro. Sì. È arrivata un'email dove ha detto che se io ho paura che resti a casa. Allora io volevo dire ancora qualcosa, no? In questi 2 mesi e passa che siamo stati chiusi in casa, no? E sono state date delle sanzioni a un anziano di 80 e passa anni per Pasqua che portava l'ostia a sua moglie ammalata. È stato data la sanzione anche a quella signora anziana che era 4 ore sull'autobus della CT, sì. No? E aveva bisogno di una psicologa evidentemente. No? L'anziano che cercava la casa di sua figlia e dopo essere scappato dal sanatorio triestino. Lo certo. Sappiamo che gli anziani quando vengono sbattuti da una parte all'altra si perdono nel tempo e nello spazio. No? Perciò certo. Non era da sanzionare. Vicenda allora, però che ha avuto un lieto fine, non so se si ricorda. Sì, signora, l'ho sentito, per fortuna, l'ho sentito, insomma, sì, grazie, questo sì. Sì, e allora io volevo dire ancora una cosa, vorrei che le stesse solerzie, le stesse sanzioni fossero dati a questi giovanotti, anche attempati diciamo, perché non sono certo, tutti giovanotti, non sono sempre, no? Giovanotti, hai ragione. Eccolo, che fanno assembramento, no? Sì. Perché a dispetto di quella signora o signore, sì. Non so chi, che ha fatto quelle mail ieri, perché a me
se arriva un colpo di coda, a me non tiene più a casa nessuno. Perché noi anziani l'unica cosa che abbiamo le gambe, quelli che sono sani. In questi 60-70 giorni si sono indurite e abbiamo messo su la pancia, signora Bucarella, va bene? Allora non avrà fatto la nostra ginnastica, no? Dai, scherzo, era una battuta. Sicuramente era, no, era perché rischiavo... No, rischiavo di stare dura con la schiena se facevo la ginnastica vostra. Ho capito il senso e anche condivido insomma il senso della sua protesta. È giusto che vengano sanzionati anche coloro che si comportano male, ripeto, in questa fase. Se viene un colpo di coda, mi sentirete 100 volte al giorno e io a casa non resto più chiusa. Questo è il discorso. Devono essere sanzionati, prese delle precauzioni, perché è ora di finirla. Abbiamo avuto dei decessi anche ieri, no? In certo, Italia. È vero, 150, sì. 160. Per cui non sono noccioline o fagioli contiamo per mettere nella minestra. Assolutamente, no? Sono persone che muoiono, ricordiamolo. Quindi, grazie signora Bucarelli. Scusi dello sfogo, ma dovevo dirlo. Mi scusi, grazie. Lei insomma ho cercato anche di un po' di sdrammatizzare, no, però ha ragione, sono stati sanzionati prima, adesso in questa fase particolarmente importante. Non sono una con la puzza sotto il naso, affatto. Però grazie mille. Da non fumatrice infastidisce anche me, insomma, però cerchiamo di usare il buon senso. Io sono fumatrice, quindi ancora ma di non più. Fumo mai per strada ormai, a casa no. Solo in macchina quando sono sola col finestrino aperto. Benissimo, perché se non si può, la legge è questa. Giusto, bravissima, grazie della telefonata, Nivea, grazie e buona giornata. Grazie alla signora e noi proseguiamo a leggere ancora le vostre mail. Dunque, volevo chiedere da quando si potrà iniziare, non capisco il nome della persona che ci scrive, però appunto iniziare a rifare i mercatini dell'usato e dell'artigianato, visto che riapre un po' tutto, ma di noi non parla nessuno, grazie. In realtà si può già fare secondo l'ordinanza regionale, cioè possono riprendere, sono compresi nella nuova ordinanza regionale dell'altro giorno, domenica scorsa, anche i mercatini dell'usato e dell'artigianato. Si tratta di capire un po' le modalità, però la possibilità c'è già da domenica scorsa, da lunedì insomma, perché domenica è stata firmata appunto l'ordinanza da parte del presidente Fedriga. Dunque, ancora c'è una domanda che riguarda la nostra app su funzionamento, ci chiede informazioni, forse non sono la persona giusta per questo, però ci chiede di verificare sull'audio che funzionerebbe male. Va bene, verificheremo per capire se è un problema della nostra app oppure qualche altro tipo di problema, per consentirle di seguirci anche attraverso lo smartphone. Allora, come vi dicevo, questa mattina il Presidente del Consiglio Conte, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha parlato alla Camera, abbiamo dato ampi stralci dei suoi interventi attraverso la lettura delle agenzie che sono uscite su questo, però abbiamo realizzato, il nostro Marco Stabile in regia ha realizzato anche un estratto del suo discorso, in particolare quello che si concentrava sul no agli assembramenti, alla movida e anche sui vari provvedimenti per la fase 2. Quindi io mi fermo qui, vi lascio a questo breve estratto e passo la parola al collega Umberto Bosazzi per il prosieguo della diretta straordinaria. Grazie a tutti e buon pomeriggio. E mi rivolgo a tutti e soprattutto ai giovani, dei quali è pienamente comprensibile l'entusiasmo per la riconquistata libertà di movimento. In questa fase, più che mai, rimane fondamentale, anche quando siamo all'aperto, il rispetto delle distanze di sicurezza, ove necessario l'utilizzo delle mascherine. Non è ancora questo il tempo dei party, delle movide, degli assembramenti. Occorre fare attenzione, perché esporre se stessi al contagio significa anche esporre al contagio i propri cari.
Così il Premier Conte oggi alla Camera sul spinoso tema della movida illegale che in tutto lo stivale rischia di mettere in crisi le prescrizioni contro il rialzo della curva del contagio nella fase 2. A Trieste Tele 4 è stata la prima sabato alle 18 a documentare e poi mandare in onda nel TG le prime immagini di una via Torino definita già borderline. Mancava ancora un giorno e mezzo alle riaperture e il presidente Fedriga aveva illustrato il come solo poche ore prima. Oggi torna sull'argomento con un nuovo appello. Dico che dobbiamo mantenere quel senso di responsabilità che ci ha contraddistinto nelle prime settimane. Stiamo facendo un grande sforzo, anche una grande battaglia per andare verso le riaperture, l'abbiamo fatta, abbiamo riaperto, non bisogna distruggere tutti gli sforzi fatti fino ad oggi. È fondamentale quindi che c'è l'impegno da parte di tutti col mantenimento delle distanze di sicurezza, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzarsi le mani, sono quelle modi comportamentali che possono permettere che il virus non rinizia a diffondersi, altrimenti fare passi indietro e tornare a chiusure sarebbe un dramma sanitario ma anche un dramma economico e una debacle per tutto il nostro territorio. Io sono convinto che, e mi auguro che i cittadini abbiano capisco altrettanto la voglia di libertà, la voglia di tornare alla vita precedente, però dobbiamo avere ancora un po' di pazienza e impegnarci tutti. Ne usciamo da queste situazioni se tutti remiamo nella stessa direzione. Ecco, il governatore Zaia è stato molto tranchant su questo, ha detto guardate che richiudo tutto, lei che idea? Guarda, questo lo prevede il decreto legge oltretutto nazionale, se noi risalgono i contagi dobbiamo richiudere tutto, e anche nostro malgrado, quindi per quello l'impegno da parte di tutti è fondamentale. Dal punto di vista dei controlli, come state operando a Trieste? Beh, sicuramente iniziamo con un approccio che sia quanto più dialogante con le persone che comprendiamo che sono state compresse, sono state a casa tanto tempo, hanno il desiderio legittimo di riappropriarsi degli spazi, del tempo o del piacere di stare insieme. Questo piacere deve essere disciplinato secondo quelle che sono le regole che sono state chiaramente indicate, quindi parliamo dell'uso della mascherina, così come parliamo del divieto di assembramenti. E in tal senso noi procederemo, quindi laddove troveremo situazioni di questo genere dovremo procedere in maniera sanzionatoria. Ecco, a Trieste diciamo che la zona di via Torino era normalmente deputata, si è parlato addirittura di steward per rafforzare diciamo, il lavoro delle forze dell'ordine, che però è chiaramente prioritario. Sì, è chiaro che le forze dell'ordine, intese in senso stretto, hanno dei compiti prioritari, perché tengo a segnalare che così come abbiamo detto che durante il periodo di lockdown abbiamo avuto un decremento degli episodi criminali, anche molto significativo, tra il 60 e il 70%. Con la riapertura della città stiamo registrando già le fenomenologie che sono le più tipiche sulle quali le forze dell'ordine devono lavorare. L'altro giorno siamo intervenuti per una persona che era entrata armata di un coltello all'interno di un esercizio, altre attività che si sono risvegliate e che fanno parte di quello che è il nostro core business di attività. Quindi ovviamente saremo attentissimi alla movida e non manchiamo di segnalare che ci sta da fare tanto anche sull'altro versante. Senza contare tra l'altro che la polizia di frontiera non riesce a fare tutta da sola sul fronte dei migranti che arrivano, quindi anche là un aggravio di anche dispendio di personale, di risorse. Sì, sicuramente il tema dei migranti è molto impegnativo. Già lo scorso anno avevo previsto un modulo di sostegno, insieme con coordinando tutte le forze di polizia all'attività della polizia di frontiera. L'anno scorso ci siamo riusciti, benché con qualche affanno, ma abbiamo sicuramente adempiuto bene a quelli che sono i compiti, e quest'anno chiaramente dopo il periodo di lockdown stiamo registrando di nuovo l'arrivo di migranti, ci faremo trovare pronti anche quest'anno. Riprendiamo dunque la nostra diretta. Andiamo a vedere se la pagina online del Corriere della Sera propone spunti di interesse. Il Movimento 5 Stelle attacca in aula il modello Lombardia, ira leghista, Salvini sciacquatevi la bocca, tra Meloni e La Boschi e lite sulla Bellanova. Bagar per le frasi del 5 Stelle Ricciardi, insorgono i leghisti, Meloni attacca Conte e la sua strategia. Giorgetti al PD, mettete in riga in 5 Stelle o finisce male, i nostri morti non si toccano, Speranza hai ragione tu.
Quanto costa un test sierologico in Lombardia? Cosa fare se si risulta positivi? Virus? Se si alza il vento, un metro di distanza tra le persone non basta? E ce lo dicono adesso? Ecco le nuove regole europee sui voli, mascherine e un metro e mezzo di distanza se si può. Movida, multe fino a 3.000 euro, i gestori rischiano la licenza, questo è il piano del Viminale. Sardegna, vacanze solo con la patente sanitaria. Coronavirus, nel mondo 5 milioni di casi, preoccupano Brasile e Svezia. Vaccino, Oxford, 400 milioni di dosi. Vasco Rossi, il virus ha fermato i concerti, pensiamo a un fondo per gli artisti e i lavoratori. Dice Vasco Rossi, io posso stare fermo un anno, migliaia di invisibili hanno difficoltà ben più grandi. Roma si risveglia dal lockdown, le immagini dal drone in hyperlapse, vediamo se riusciamo a far vedere un attimo il video completo, perché insomma è sempre piuttosto affascinante. Un attimo solo, c'è la pubblicità, aspettiamo la pubblicità nel senso sui giornali, aspettiamo che finisca la pubblicità prima di far vedere le immagini, anche perché tra l'altro c'è una pubblicità proprio, eccole qua, vediamo appunto Unlockdown, si chiama Unlocking Rome, quindi Roma riaperta. Sì, non è che sia sta grande roba, me rendo anche conto. SOS va già meglio. Vedete, qui siamo all'Eur. Insomma, sono immagini di un certo fascino. Allora, andiamo avanti con la lettura della pagina online del Corriere della Sera. Gli 11 mestieri che consentono di trovare lavoro nonostante la crisi, ritorno al lavoro in Luxottica, tampone gratis ai dipendenti e anche ai familiari. Adesso qua invece c'è un drone che vola su un bosco di Milano, bomba, anche sti droni, diciamo così, hanno fatto il loro tempo. Allora, sentiamo una telefonata che è già in linea. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Loredana di Duino-Ordina. Buongiorno signora. Io avrei un grosso problema, non so se voi mi potete aiutare. Sentiamo. Mio figlio ha moglie e figli a Reggio Calabria. Sì. Adesso quando aprono con i primi di giugno vorrebbe raggiungerli, sì, cioè andarli a trovare, perché purtroppo sono residenti uno qua, uno là, no? Sì. Però vorrebbe fare anche il tampone il sierologico, tutte quelle cose là per tranquillità. Ok. Abbiamo chiamato da tutte le parti. E tutti ci dicono solo privatamente, ma privatamente dove? E non glielo dicono? No, loro dicono solo, abbiamo chiamato anche il sierologico dell'USL, sì. E abbiamo chiamato il distretto, insomma siamo da ieri che telefoniamo, hanno capito. Detto soltanto privatamente, ma neanche loro sanno dove dire. Io ho chiamato Pinetta, io ho chiamato la Salus. Noi non facciamo. Oh, ok. Sto vedendo una cosa sulle. Sì, logicamente sulle... privatamente, perché se non, neanche per idea, magari, ma non so, forse a Udine, forse. Vedo un attimo una cosa, vediamo se. Sì, tranquillo, la ringrazio. Trovo una. Allora, abbia ancora un attimo di pazienza. Io non ho problemi. Andiamo un attimo. Allora. Mm.
qui c'è un attimo, forse questo potrebbe essere una cosa. Non abbia pazienza perché qui. Allora. La posizione. Sì. Non ci sono problemi, sta né da una parte né dall'altra. Però... No, ma ho capito anche quella. Quella che è la giusta esigenza anche da parte, di suo figlio. Però qui no, vedo anche che... per non portarsi qualche magagna. Certo. Allora, facciamo così, signora. Io intanto mi vedo di informarmi un attimo. Chi, rimanga magari, non è inutile che lei resti in linea, eventualmente... No, sono qua tutto il giorno, sa? Ecco, rimanga sintonizzata perché in tempi relativamente brevi, adesso mando un servizio e poi dopo vedo intanto di informarmi un po' meglio. Ma, la ringrazio. Grazie signora. Allora, ecco, bene, regia, potete mandare il servizio che riguarda un estratto dell'omelia di Monsignor Crepaldi stamattina durante i funerali di Monsignor Eugenio Ravegnani. Vediamo. Nel dare l'ultimo saluto a Monsignor Eugenio Ravegnani, i sentimenti che avvertiamo nel nostro cuore sono comparabili a quelli delle donne che, addolorate e smarrite, andavano a far visita al sepolcro di Gesù. A quelle donne l'angelo disse una parola inaudita che cambiò la loro vita e la storia. Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. La carità pastorale del vescovo Eugenio trova un'eloquente conferma nel suo testamento spirituale. Scrive: ho sinceramente amato la Santa Chiesa che in Vittorio Veneto e non ho mai cessato di amarla. Mi aveva accolto con fiducia e io ho cercato di servirla. Continua: ho amato ed amo questa Santa Chiesa che è in Trieste. L'ho amata e l'amo nei suoi sacerdoti, l'ho amata nei religiosi, nelle religiose consacrate a Dio. Ho amato ed amo ancora questa chiesa in cui vivono fratelli italiani e sloveni, che insieme, nel rispetto delle diversità di lingua e di cultura, danno testimonianza di unità nella fedeltà a Cristo e al Vangelo. Di tutti, con il medesimo amore, ho voluto essere padre e pastore. Ho amato questa chiesa nei giovani alunni del seminario, che per essa erano e sono annuncio di speranza. Ho amato questa chiesa nei laici e non soltanto in coloro che appartengono all'azione cattolica, in cui avevo vissuto i miei giovani anni di sacerdozio e che mi è rimasta sempre cara, ma anche in coloro che nelle diverse aggregazioni vivono la loro esperienza ecclesiale. Ho amato la città nella sua storia sofferta, nella ricchezza delle culture che qui si incontrano, nella complessità dei suoi problemi. E questa la preziosa e impegnativa eredità che ci lascia Monsignor Ravegnani. Nella considerazione cristiana della tua vita di vescovo possiamo ora comprendere come i mille fili delle tue feconde relazioni ministeriali hanno intessuto la tela di una Chiesa fedele al Signore e attenta alla promozione integrale dell'uomo.
Allora, imparziale risposta, chiedo scusa, alla domanda della signora di prima, dal 25 maggio dovrebbe essere possibile effettuare un test sierologico, non è il tampone, per cui eventualmente chiamando sempre l'112 si può essere in qualche modo indirizzati in questo senso. Non si tratta del tampone, ma di un test sierologico, quindi non è la stessa cosa, ma forse potrebbe in qualche modo essere utile anche allo scopo del figlio della signora, che ricordiamo quando potrà recarsi a trovare i propri figli che non vivono sul territorio regionale, vuole prepararsi, diciamo, ed essere sicuro anche di star bene e di non creare problemi. Riguarda per il momento la risposta però i test sierologici, ecco. Dunque, intanto noi andiamo avanti, vediamo se ci sono novità per quanto riguarda le poste elettroniche, ma intanto vi dico quelli che sono gli ospiti che saranno questa sera a Ring. Intanto ci sarà il presidente della regione Massimiliano Fedriga, poi Andrea Ussai del Movimento 5 Stelle, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Roberto Cosolini del Partito Democratico, quindi Pietro Fontanini, sindaco di Udine, e l'epidemiologo Roberto Luzzatti. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego signora, buongiorno. Pronto, buongiorno, guardi, io volevo un chiarimento, chiedere a lei eventualmente qualcosa riguardo il discorso della sistemazione di questi anziani che dovevano in origine, e per fortuna che è andata a buca la famosa nave Lazzaretto, ma che sono ad oggi ancora in una parte alla Salus, una parte al Sanatorio Triestino, una parte all'ospedale, bloccando oltretutto le attività di queste tre strutture, perché si sa benissimo che le strutture sono bloccate per la presenza di queste persone. Oggi sul piccolo c'è scritto questa fumata nera sul piano B. Io vorrei chiedere, specialmente a livello politico, come mai allora è stata proposta una casa di riposo, un RSA, la madre, moro qualche altra, in cui ci ha dato abbastanza chiarezza nella sistemazione delle persone, e questa, la regione non ha preso ancora delle decisioni. Attendono forse che magari muoia qualche altro anziano, probabilmente per ridurre il numero, perché mi sembra che stiamo andando fuori logica, cioè la nave, c'era tanta urgenza, la nave doveva arrivare, poi non doveva arrivare, per fortuna non è arrivata perché era un buco proprio, ma mettiamo queste persone da qualche parte, liberiamo, cioè non riesco a capire per quale motivo ad oggi ancora non è stata presa una decisione su strutture che hanno dato una disponibilità, mi sembra molto chiare, strutture anche soprattutto di livello, insomma, perché tutti purtroppo abbiamo avuto a Trieste degli anziani che bene o male da una parte o dall'altra hanno avuto bisogno di essere curati. Dunque non riesco a capire per quale motivo non prendono una decisione, cioè passano le settimane continuamente. Guardi, io ieri in Consiglio regionale c'è stato proprio un discorso di questo, insomma, si è affrontato. Sì, c'è stato, ma infatti lo sto leggendo, seppur parzialmente il discorso, e si diceva. Sì, che poi non si è presentata la dottoressa Maggiore, mi sembra si è presentata l'altra persona, ma indifferente hanno dato le motivazioni per cui avevano scelto la nave, ma non entriamo nel merito, no, ma ormai il discorso è superato. Le dicevo soltanto che la cosa ufficiale che è stata detta in merito a questa realtà è che, siccome stante l'andamento dei contagi eccetera, il numero di posti letto necessario si è drasticamente ridotto rispetto ai primi,
dice adesso ne basterebbero 70-80. Certo, ma io non entro su questo, ma è la scelta che dopo uno possa condividerla o non condividerla, e va bene, hanno scelto, hanno dato la motivazione, dovevano dare, che sia una motivazione o una scusa, perché poi i numeri, dicendo, i famosi 160 erano già all'inizio, poi potevano arrivare a 300, ma insomma i numeri sono quelli. Però mi chiedo, ad oggi, visto che c'è un ospedale maggiore che ha dentro persone, una Salus che ha delle persone, sanatorio di Triestino idem, non prendono una decisione, visto che c'è stata un RSA in particolare che ha dato totale disponibilità e sicurezza soprattutto, perché è vero, sicurezza, molto più di una gabina di una nave. E non riesco, cioè, per questo mi chiedo ancora cosa aspettano a prendere una decisione ufficiale. Allora, se ho interpretato bene quello che è stato detto ieri in consiglio comunale, in consiglio regionale, la tendenza, chiamiamola così, è quella di utilizzare, loro hanno detto, le strutture esistenti e le strutture certo. a disposizione. Quindi vedremo nei prossimi. Questo hanno detto. È chiaro, però capisce che le cose continuano, le giornate continuano, e c'è, intanto le strutture dove hanno queste persone non possono essere usate per altre cose, cioè uno deve andare a fare un intervento alla Salus. Dicono di qualcosa, non può, perché ovviamente al maggiore idem, i day hospital, siccome ho in famiglia medici, dunque le posso dire che è vero questo che parlo, non possono essere fatti dei surgery, perché ci sono, allora, per carità, in più queste persone hanno bisogno, perché sono anziani, ed è purtroppo, sappiamo benissimo quanto bisogno hanno, e non di una struttura completa, e non prendono una decisione. Io capisco che la regione, nella figura del Riccardi, Poggiana, Magione, compagni, non possono dire sì, abbiamo magari sbagliato, e immediatamente li portiamo da un'altra parte, ma che si devono rendere conto di cosa procurano, questo ritardo cosa procura? Primis per le persone anziane, secondo per la collettività. Le dico, io sono alla comunicazione di ieri. Certo, ma tutti siamo, perché mai okay. chiaro, ma io guardi lei, mi rivolgo a voi perché sono tutto il giorno che vi ascolto e vedo che costantemente date delle risposte, lavorate in maniera super egregia soprattutto e non di parte, super egregia e non di parte, però è una cosa veramente, è una cosa indegna. Cioè Rai 3 adesso ha dato prima la notizia regionale che stanno aspettando delle controproposte, ma insomma stiamo giocando il gioco, c'è sempre di essere un gioco tipo la tombola. Le dico, io sono fermo, diciamo, non vado oltre alla comunicazione di ieri in consiglio regionale. Sì, però va bene, io mi sono permessa, visto che sono riuscita a prendere la linea, ad esporre questo mio, veramente questa grossa perplessità. Stavo cercando di vedere. Amplificarla, è una perplessità veramente pesante, perché vuol dire veramente giocare sia sullo stato, sulle persone, in particolare gli anziani in primis, perché sappiamo benissimo che sono debolissimi, ma oltre che fisicamente, moralmente tutto, e poi anche per le persone che possono essere come noi, che abbiamo bisogno di un qualcosa. E che ci deve appunto di essere supportati da una struttura che possa essere, ripeto, Salus, Sanatorio Triestino, Ospedale Maggiore, in cui non si può, perché ovviamente c'è la presenza di questa persona, di queste persone, quando le cose potevano essere risolte, a prescindere per mia idea già il 24 aprile, ma poi sa, insomma, le cose si sa benissimo quando ci sono probabilmente degli interessi, delle cose. Mi dica. Questo suo ragionamento potrebbe però riportarci alla nave? Ma stiamo scherzando, ma la nave, guardi, la nave non serviva, le posso dire, la nave non serviva neanche il 24, perché i numeri, se lei sa, almeno dicevano, le hanno dette tantissime volte, 170, 180. Sempre di 160, 170, sì. Di questa, adesso buttano la colpa all'ospizio di perché loro avevano i posti, che fondo l'ospizio di grado, parla tanto l'Asugi, ma Massimo poteva prendere 80 persone,
dunque mancavano comunque 80. E cosa facevano venire la nave se avevano... Cioè, la nave è stata, indifferentemente, probabilmente era la scelta che in quel momento ritenevano per timore che le cose peggiorino, anche perché non si sapeva cosa poteva succedere, perché per carità poteva venire una cosa peggio di quella che c'era bisogno, però insomma si è visto, perché se la nave era necessaria, la nave arrivava qua e non adesso, questa settimana, ma doveva arrivare la settimana dopo che hanno deciso. Sì. Ecco, perché è inutile mettersi a fare degli accordi e fare arrivare una cosa esattamente un mese dopo. In un mese le cose cambiano, nel bene e nel male, purtroppo, sappiamo tutti. Poteva venire fuori una tragedia su Trieste e usare, cioè non avere disponibilità di rianimazioni, di cose, come invece per fortuna le cose sono andate per il meglio, per fortuna. Dunque la nave era secondo, ma però questa è la mia idea, me la tengo, però le strutture, il 24 aprile il direttore della Mademar ha fatto un'intervista proprio su Tele4, sì, in cui lui rendava la disponibilità della sua struttura. Io dico la Mademar perché ho sentito lui della Mademar, sì, se era un'altra casa, parlavo di un'altra casa, però la Mademar ad esempio so che ha un, visto che ho avuto delle persone ricoverate, una struttura proprio, un edificio totalmente adibito ad RSA, insomma ha delle caratteristiche che non sono di una casa di riposo in piano, insomma è una cosa un po' diversa. Allora dico, va bene, però ci siamo al 21 di maggio e la situazione è uguale, è statica. Intanto ogni giorno muori uno, perché bisogna dire anche questo. Sì, guardi, io su... La mia, guardi, è una pure, una rabbia, le posso dire, rabbia. E posso ringraziare, le dico la verità, voi in primis che avete dato le notizie in maniera perfetta riguardo questo discorso della nave. Il consigliere Russo, l'ex sindaco Cosolini, probabilmente il nostro sindaco attuale è stato un po' messo in una situazione in cui non poteva prima, anche se sicuramente non era tanto d'accordo, ma non poteva tanto, che perché poi le cose sono così. Vi ringrazio che poi c'è stata questa petizione popolare in cui hanno detto la nave veramente era una cosa errata, però non perché adesso non sono riusciti ad ottenere la nave, il caro assessore o chi per lui tiri la corda sul discorso delle case delle RSA, perché secondo me siamo veramente, cioè... Ho capito il discorso. E poi sa che parlando uno si infervora e mi arrabbio, anche perché dico, allora, la nave bene, avete dato le motivazioni, sono chiare, chiarissime, in quel momento c'era bisogno, il meglio che si poteva fare era la nave. Perfettissimo, avete visto che la nave non serve perché non si fa venire una nave per 140 persone, benissimo, abbiamo delle altre possibilità tralasciando gli alberghi, e perché non intervenite e non fate, oltretutto le posso dire anche una cosa perché tutti i giornali parlano, anche l'altro giorno, che il personale anche di questa RSA rischia un'eventuale cassa integrazione, ci sono anche tante situazioni, okay. Per cosa? Perché c'è una testardaggine, io la vedo così, una testardaggine a risolvere un problema. Okay. Grazie signora, ecco, per... Niente, per... arrivederci e buongiorno, e veramente mi scusi della lunga chiacchierata. No, arrivederci, grazie, problema. Buongiorno. Allora, adesso invece c'è un problema perché dobbiamo andare in pubblicità.